Isola dei famosi 14 cambia di nuovo giorno di collocazione. Non c'è pace per la 14esima edizione dell'Isola dei famosi di Alessia Marcuzzi. Infatti, come annunciato in precedenza, Mediaset ha di nuovo rivoluzionato il palinsesto di Canale 5. Quindi il reality show targato Magnolia sarà costretto ancora una volta a migrare. Dopo aver debuttato nella serata del giovedì, per passare alla domenica sera e attualmente il mercoledì fino al 6 marzo, a partire dall'11 del prossimo mese il giorno di collocazione sarà il lunedì. Quindi il programma con molta probabilità si scontrerà con un avversario ostico, ovvero contro la serie televisiva tratta dal bestseller mondiale di Umberto Eco Il nome della rosa. Perderà anche in quell'occasione. La nuova fiction di Canale 5 e il debutto di Live non è la d'Urso. Ma i cambi di programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset non sono terminati qui. Infatti, stando al promo che gira da alcuni giorni in TV, da venerdì 8 marzo partirà la prima puntata della nuova fiction Il silenzio dell'acqua, con Giorgio Pasotti ed Ambra Angiolini. Inizialmente il debutto era previsto per domenica 10, ma a quanto pare quel giorno già andrà in onda il secondo appuntamento. La serie si scontrerà contro la finalissima di Sanremo Young Italia S Got Talent 2019. Mentre da mercoledì 13 marzo, in prime time su Canale 5 prenderà il via il tanto atteso show di Lady Cologno, Live non è la d'Urso che occuperà il giorno che per ora era stato affidato all'Isola 14. Arriva Ciao Darwin 8 e il serale di Amici 18. La programmazione su Canale 5 riguarda anche uno dei programmi storici di Paolo Bonolis e il suo caro amico Luca Laurenti. Infatti da venerdì 15 marzo tornerà su piccolo schermo Ciao Darwin con l'ottava ed ultima stagione. Mentre il serale di Amici è previsto per sabato 30 marzo. Anche nel 2019 i vertici Mediaset hanno deciso di non accontentare Maria De Filippi, ovvero la conduttrice gradiva che il suo talent show venisse collocato in un altro giorno della settimana. Ma visto gli ascolti precari di tutte le altre serate, il biscione almeno il sabato sera vuole conquistarselo contro la concorrenza. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.